Adesso diamo la parola a un cittadino di Riace, a Pino Apicella, che è di Ampi Riace. Prego. Dove Pino? Dove sei? Ecco. Intanto grazie e buongiorno a tutti. È veramente una forte emozione essere qui, soprattutto a parlare di Mimmo Lucano, il caro amico Mimmo Lucano. Io qui a Riace rappresento l'Ampi, Ampi Sezione di Riace, e porto i saluti anche a livello nazionale, con le parole del funzionario Michele Pretraroia, che è stato molto vicino a noi. E chiaramente andare a parlare di Mimmo, specialmente dopo il susseguirsi di tutti questi interventi, è molto difficile. Però io voglio accogliere degli aspetti perché abito qui a Riace. Ho sposato una riacese e sono di adozione da oltre 30 anni che vivo qui. E ho visto l'aspetto di quello che era Riace prima, e non solo quello che è diventato, ma soprattutto gli effetti. Porto le testimonianze delle persone, dei vecchietti. Qui in dialetto si dice i vecchiarelli. Mi piace dire così, siamo calabresi pure, perché sono veri quelle persone alla quale all'inizio hanno questo impatto, questa modalità, queste persone di colore. Non solo i colori, i rumori in questi vuoti, in questi, come dire, in questi vicoli, i cosiddetti vinedi, detti in dialetto, i vicoli, no? Vuoti, questo paese che si ripopola e soprattutto incominciare a dare vita a quello che è con delle attività. Ecco, l'aspetto che molti hanno sottolineato, perché voglio parlare di umanità, e questi sono i valori e l'importanza, è quello che fa la differenza. Non è di per sé un fatto politico il fatto che Mimmo Lucano ha creato un progetto, sono arrivati qui tanti disperati, ma il modo, l'umanità e soprattutto, ecco, mi rivolgo a lui con quell'umanità che traspare, ecco, è palpabile quello che è Mimmo. Non c'è bisogno neanche che io venga a dire che è Mimmo Lucano. E il perché abbia fatto, iniziato questo percorso in un certo modo anziché in un altro, lo ha fatto. Ha fatto la differenza. Non solo. Ecco, io parlavo di effetti, effetti che questo paese si è trasformato e non solo questo paese, badate bene, anche tutte le comunità intorno a questo paese che ha ruotato questo fenomeno. E da una parte lo spopolamento e dall'altra parte l'accoglienza, questo modo di riempire i paesi e questa micro, come dire, economia. Ecco, io ho sentito le testimonianze delle persone che hanno delle piccole attività, alla quale boh, lamentano chiaramente quello che c'era, quello che non c'è, ma l'aspetto più importante, questo lo voglio sottolineare, non voglio allungarmi in queste cose anche perché ci sono parecchi interventi e poi vedo che mi stanno guardando, è proprio questo, è l'accoglienza di questa, come dire, ecco, come si fa quando in famiglia si accorge che si vive un qualcosa di brutto, un qualcosa, e si cerca un attimino di far superare. Questa moralità con la quale questi disagi che si è venuto a trovare a vivere e a condividere in un paese che man mano hanno dato, come dire, quello che viaggia, hanno dato la realtà a quello che viaggia. Ecco, vivere e trasformare questi disagi arrenderli poi in un certo qual modo, meglio, i tentativi che sono stati svolti in modo positivo. Ecco, come si fa all'accoglienza? Cercando di creare delle produttività con gli abitanti autoctoni, cercando di fare integrazione, ma integrazione non a parole, perché è facile dire facciamo integrazione. Ma come? Come si fa? Attraverso chiaramente creando delle attività lavorative di qualsiasi genere, cercando di far, come dire, in certo qual modo, farsi mantenere chi arriva e dare supporto. E anche perché no, far pagare le tasse, perché chiaramente la libertà e la democrazia è basata su questo. Ecco. Questi sono i contributi, questo è l'intento che ha voluto fare, questo è il grazie che io mi sento di dire a Mimmo Lucano, non solo come amico, come persona per quello che è questo che vorrei vedere, ecco, nella continuità, far sì che questa accoglienza, questi progetti, queste parole, questo bombardamento, questi media si rivolgono veramente a creare questa continuità, cioè la continuità della dove si può creare veramente un futuro. Grazie, grazie Pino.